Gianni Colacione per Libre TV, oggi 10 maggio 2014, nell'ambito dell'iniziativa Slot Mob siamo nel settimo municipio, in largo Appio Claudio, con la presidente del settimo municipio Susanna Fantino. C'è una mobilitazione per agevolare appunto gli esercizi commerciali che si in qualche modo rinunciano a utilizzare, a offrire ai propri clienti le slot machine e il gioco d'azzardo. Sì, grazie. Dunque, oggi è una giornata importante, una giornata che vede la piazza molto presente e soprattutto con moltissimi giovani che hanno aderito a questa campagna, che è una campagna nazionale che è arrivata nella città di Roma e che nel settimo municipio dà l'avvio all'impegno che questa città, che i suoi cittadini vogliono prendersi per pensare e dimostrare che è possibile un'economia, un commercio che non necessariamente vada contro la stessa società e gli stessi cittadini, ma bensì aiuti loro a venire fuori da forme di dipendenza che poi sono anche forme che danno la possibilità alla criminalità organizzata e a tutto quello che ne consegue di insidiarsi nel nostro tessuto sociale. Questo perché? Perché la dipendenza frutto del gioco d'azzardo, il nostro settimo municipio credo che sia il municipio con la maggiore densità di esercizi commerciali che si dedicano al gioco d'azzardo, abbiamo anche Bingo Re a Piazza Re di Roma, che è il bingo più grande d'Europa. Beh, questo gioco d'azzardo purtroppo è un virus che si è insediato nel nostro tessuto sociale, creando dipendenza fra le persone anziane e dipendenza fra i nostri adolescenti. Allora io credo che questo è un dato che non può non sollecitare alla nostra cittadinanza, ai nostri amministratori, a noi stessi, la necessità di essere consapevoli, ma soprattutto di promuovere iniziative per far sì che tutti quanti si faccia un passo avanti e si cerchi di immaginare una società e una economia centrata sull'individuo, sul cittadino, e garantendo a questo la dignità della persona, dunque la propria indipendenza da qualsiasi forma di dipendenza. Allora io credo che questa presenza di tanti giovani in piazza e l'impegno del sindaco Marino, l'impegno del nostro municipio, sia una ottima testimonianza che dimostra che si può e vogliamo veramente allargare questa nostra campagna a tutta la città di Roma. Presidente, questa iniziativa si realizza anche con qualche intervento concreto per gli esercizi commerciali o è semplicemente una promozione e anche una sensibilizzazione, cioè a livello di licenze commerciali, contratti e così via? No, il sindaco ha deciso recentemente di aumentare il costo delle scie, insomma, che è la domanda che fa l'esercizio laddove si installano queste macchine. C'è in corso una serie di altre iniziative, per ora questa qui rappresenta l'idea di costruire una sorta di lista di esercizi commerciali che hanno deciso di non partecipare all'installazione delle slot machine. C'è in ballo anche un'ipotesi di creare una sorta di bollino blu che servirà per individuare questi esercizi e ci sono una serie di altre proposte che io mi auguro che via via possano prendere concretezza e si possa arrivare non solo a un elenco infinito di esercizi che non aderiscono all'installazione delle slot machine, ma anche ad altre forme che servano a premiare questi esercizi che fanno una scelta assolutamente fra virgolette non economica, perché chiaramente avere la slot machine è anche un ingresso per il proprio esercente. Beh, chi sceglie di non farlo va sicuramente premiato, va in qualche modo riconosciuto. Grazie Susanna Fantino, presidente del settimo municipio.